Benvenuti su The Italian Dog Blog. No, non avete sbagliato canale. Oggi faremo un What's in My Bag, che è una tipologia di video che va tanto qui su YouTube, ma in una versione un po' diversa dal solito. È una domanda che mi avete fatto spesso sui social, soprattutto nella versione live, e mi avete chiesto: Maria, ma tu cosa porti quando, di cosa non puoi fare a meno quando vai a fare la passeggiata con Luis? È una domanda che può sembrare un po' scontata, ma la risposta non è mai banale. Io sicuramente oggi vi propongo una versione un po' più grande, una versione pensata per quando devo fare delle passeggiate un po' più lunghe, quando so che magari mi tratterrò fuori per più tempo o magari come adesso so che mi tratterrò fuori a pranzo con lui e devo sopperire a determinate esigenze. Voi però magari fatemi sapere se volete una versione un po' più smart, un po' una borsa più piccola con un contenuto più ridotto. Allora, un'altra premessa che devo fare è che comunque preferisco, quando sono in passeggiata con Luis, sia che siano lunghe sia che siano corte, delle borse che mi tengano le mani libere. Questo per esempio è un modello a zainetto, oppure preferisco una borsa a tracolla. Vediamo cosa c'è dentro. Allora, pescando random, prima cosa ovviamente il cellulare, me lo chiedete spesso, è un iPhone 6S che mi sta anche abbastanza abbandonando. Poi, altra cosa, quando come me avete questa bella idea di indossare i maglioncini neri o comunque abbigliamento scuro dove si vede se avete addosso più pelo del vostro cane, questa è una bella versione, una versione da borsetta delle spazzole Mugue. Ve ne ho parlato già sul blog, vi lascio comunque il link di riferimento qui giù, di riferimento al post che ho già scritto ed anche i recapiti dell'azienda. Sono una versione pensata per chi è il cane, non solo per toglierli dai maglioni e dagli indumenti, ma queste sono speciali perché sono brevettate per essere passate sul dorso del cane, quindi eliminando quel pelo morto che sennò viene addosso, si attacca poi ai nostri indumenti. Nella versione quella più grande hanno anche all'interno una lozione, per esempio c'è la versione per gli insetti, comunque insomma vi lascio tutto scritto giù, sono brevettate apposta, non passate una spazzola qualsiasi, sennò fate la ceretta al vostro cane. Poi queste sono salviette umidificate, non è che in mezzo alla strada io mi fermo e passo la salvietta a Luis o non sono neanche il tipo passargli la salvietta sulle zampe appena rientrati a casa, non sono veramente, non ho la pazienza e Luis non se lo fa fare, però può capitare l'evenienza, quindi siccome la borsa è abbastanza grande lo consente, altrimenti se le ho già aperte utilizzo la versione più piccola, la travel size. Comunque queste mi piacciono perché hanno l'olio d'argan, quindi lasciano anche il pelo un po' più lucido. Sono carine, anzi, alcuni di voi mi hanno detto che hanno un odore nauseante, altri mi hanno detto che gli piacciono, quindi fatemi sapere se a voi piacciono, siete nella fase non mi piace, ha un brutto odore. Comunque ci sono tante profumazioni, è una bella azienda, sicuramente li conoscerete. Poi questi, ecco, questi non possono veramente mai mancare se so che mi devo fermare a pranzo, se so che la passeggiata durerà più a lungo, perché quando ci fermiamo, vabbè, questi sono della Premier, sono una marca che vende Maxi Zoo, però il concetto è questi ossi che sono monoporzione, ma che comunque richiedono un po' di tempo per essere consumati. Mi servono quando sono a pranzo fuori, quando devo tenere impegnato Luis, perché dopo un minuto e mezzo Luis si è stancato di stare fermo nella stessa posizione e inizia a voler andare via, quindi con questo ho un po' di minuti di autonomia. Poi
Il portafogli, ovviamente, vabbè, a parte per il mio shopping o per le spese, ma questo non può mai mancare, perché se entriamo in un negozio tipo H&M o comunque quei negozi che hanno esposte, per esempio quei portachiavi piccoli di peluche, insomma, se Luis in un mio momento di distrazione trova qualcosa che gli piace e riesce ad impossessarsene prima che io rinsavisca, non c'è verso di farglielo lasciare. E mi è anche capitato che non me ne accorgessi nessuno del negozio, sino a quando non siamo poi arrivati al metal detector, cioè all'antitaccheggio fuori, ed è suonato. Quindi io per ogni evenienza mi porto i portafogli, perché poi sono costretta a doverglieli acquistare queste cose per poter uscire senza le manette ai polsi. E quindi anche se a volte preferivo uscire senza portafogli per non avere la tentazione di comprare cose inutili, altrimenti uscendo 3 volte al giorno sono capace di acquistare tutte e 3 le volte ogni giorno, però cerco di trattenermi io, perché sennò Luis non mi aiuta, perché se mi ruba le cose nel negozio e non me le lascia è un po' un problema tornare a casa. Succede anche a voi? Anche i vostri cani sono cleptomani? Nel caso fatemelo sapere. Poi, diversamente, stendiamo un velo pietoso su Luis, ma comunque, poi ho queste che sono le chiavi della macchina, anche queste ovviamente dog friendly, però ora, a parte le cavolate, noi usiamo i mezzi pubblici su Milano, si possono prendere e tante volte ci salvano anche un po' la vita, perché Luis, se arriva che è stanco a un certo punto della passeggiata e trova una fermata del pullman, si ferma lì e non si muove, quindi siamo costretti a prendere il pullman. Però ovviamente la macchina ci lascia più autonomia, oltre al fatto che lui ama anche la macchina. Vabbè, è pigro, l'avete capito, no? E poi questi, gli occhiali da vista, ovviamente, perché ne ho bisogno se mi tocca guidare. Poi ecco, l'igienizzante mani. Questa, vabbè, è una versione con questa foderina, diciamo, un po' più caruccia, però non so se succede anche a voi, ma dopo una mezz'oretta, a me capita quasi sempre, dopo una mezz'oretta di passeggiata con lui, sono le mani devastate, puntualmente incontro qualcuno a cui devo stringere la mano per evitare queste belle figure, ho l'igienizzante mani. E poi la batteria di riserva, perché vabbè, io mi fermo molto sui social, sicuramente a condividere, a scattare foto e quant'altro, però la batteria mi serve, perché se il telefono mi si spegne, come mi si spegne puntualmente, insomma, non rimango senza. Poi ovviamente ho il mazzo di chiavi di casa. Probabilmente ne farò un duplicato per Luis, visto che è così autonomo nelle sue passeggiate, scherzo. Poi ovviamente non possono mancare nella mia borsa, anche un po' sparsi, i biscotti. Che fai? Vuoi uscire senza biscotti per il tuo cane? È impossibile. Con Luis, tra l'altro, appena vede che metto le mani in borsa, anche se sto cercando qualcos'altro, ovviamente la sua testa pensa biscotto. Quindi dopo che ho messo le mani in borsa, se non gli do un biscotto, inizia a saltare per richiedermelo, a mettersi seduto davanti tipo statuina, sino a quando non glielo do. Vabbè. Poi mi intenerisco e ovviamente glielo do. E niente, basta. Qui non c'è più niente. No, ma non mi sono dimenticata, ovviamente, se esci col cane devi portarti dietro tutti i sacchetti. Io non uso, non mi sono mai trovata comoda con quei portarotolini tipo il Bonton, ci sono di varie marche. Fatemi sapere se voi vi trovate comodi, se avete trovato una versione più comoda o a cui non potete più rinunciare. Io onestamente preferisco questi, cioè portarli così, perché li trovo più pratici da prendere in quei momenti un po' concitati, diciamo così. E niente, io vi ho fatto vedere tutto. Iscrivetevi al canale per non perdervi gli aggiornamenti. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se vi è stato utile,
Se avete delle domande scrivetemelo qui sotto, se volete, come vi ho detto prima, una versione per una borsa un po' più smart, un po' più piccola, fatemi sapere se vi ha tenuto compagnia, se lasciatemi un like se vi è piaciuto. Niente, ci vediamo al prossimo video. Grazie, ciao!